Ciao ragazze, allora, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un primo video dedicato ai capelli. E quindi ho deciso di fare il video My Hair Routine, ovvero il segreto, insomma, dei miei capelli, come li sto curando, che prodotti ho utilizzato. Devo dire che un'altra mia grande passione sono i prodotti per capelli, perché ci tengo, insomma, a curarli, a farli avere un aspetto bello sano, lucente, ad averli morbidi. Quindi, mi piace anche, insomma, curare i miei capelli e, insomma, mi piace sperimentare prodotti nuovi. Allora, ho utilizzato anche il Moroccan Oil, che ho finito da tempo e non ho più ricomprato, perché comunque ha un costo abbastanza eccessivo, devo dire la verità, per mi pare 20 ml di prodotto, non arrivava manco a 30 ml di prodotto la confezione, quindi era abbastanza eccessivo e ho utilizzato per diverso tempo, prima del trattamento, questi cristalli liquidi che ovviamente sono siliconi allo stato puro, quindi è un video per le ragazze, insomma, che non badano all'inci, perché io comunque utilizzo prodotti siliconici per i capelli, vi sono sincera, e ho utilizzato, insomma, per sostituire il Moroccan Oil, sia insomma, prima di fare la piastra, ho utilizzato questi cristalli liquidi al silicone proprio e hanno il gusto di mandorla, mi pare di sì. Sì, avevano il gusto di mandorla. È della marca Airfit. E insomma li ho utilizzati tantissimo, in particolare insomma quando facevo la piastra per avere insomma una piastra impeccabile. Adesso allora poi un altro prodotto che ho utilizzato dopo il trattamento sono due prodotti della Yves Rocher che mi sono piaciuti tanto e li utilizzavo anche con questo prodotto dell'Airmed che mi è stato mandato per provare e recensire. Adesso che l'ho provato da un bel po' vi so dire qualcosa. Sono, allora, prima di ricevere, insomma, il regalo di Natale del mio fidanzato, che io è il prodotto top in assoluto, ragazzi, io vi straconsiglio di trovare questi prodotti della Ecos, perché sono fantastici. Adesso vi parlo prima di questi, che sono molto validi per il prezzo che hanno, ve li straconsiglio. E sono questi prodotti qui della Yves Rocher. Fa varie linee. Questa qui, per esempio, è specifica per i capelli colorati, cioè sia per i capelli grassi, per i capelli secchi, per varie tipologie di capelli. Ho scelto questa qui per capelli colorati, quindi trattati. Ed è uno shampoo protezione e luminosità, senza silicone, senza parabeni e senza colloranti. Ha un odore, ragazze, buonissimo, di fiori, tipo di questo fiore qua, praticamente il biancospino. Ed è buonissimo sia lo shampoo che ho pagato 3,95 € ed ho utilizzato tanto, vedete, sta qui, sia il balsamo che mi sta piacendo tanto, vedete, è quasi terminato il balsamo. La crema, insomma, ed è perché lo sto utilizzando anche mia sorella, perché mia sorella praticamente tiene lo stesso mio trattamento, ed è un balsamo protezione e luminosità senza siliconi, senza parabeni e per capelli colorati della stessa linea. Tutti gli shampoo questi qui della Yves Rocher hanno il balsamo coordinato e praticamente questo ha lo stesso prezzo dello shampoo, quindi 3,95 €. Devo dire che molto molto valido, sono molto validi i prodotti della Yves Rocher per capelli. Io in passato avevo provato anche, ho straconsigliato quello shampoo, lo shampoo per capelli castani della Yves Rocher, che esalta praticamente i riflessi naturali dei vostri capelli castani, che è qualcosa di fantastico. Lo pagai sempre intorno ai 3,95 €, ma mi trovai divinamente, è davvero buono. È rosso tipo ed esalta tutti i riflessi naturali dei vostri capelli. Provatelo perché è buonissimo. E insomma, ho utilizzato questa combo prima del regalo di Natale. Poi, dopo aver fatto lo shampoo e applicato il balsamo,
ho provato questo prodotto qui praticamente, perché che cosa sarebbe? Un siero mineralizzante e in sostanza, per spiegarvi, è un olio nutriente per capelli che va spruzzato sui capelli bagnati, quindi dopo che avete fatto lo shampoo, dopo che avete fatto la vostra maschera o balsamo, e io lo applicavo praticamente sulle punte qui, perché praticamente qua, come potete vedere, tengo tutto il trattamento, insomma, mezza, diciamo quasi mezza lunghezza. L'applicavo, insomma, sulle punte. Questo qua è fatto tipo spray. Insomma, lo distribuivo bene nei capelli. Aspettavo tipo un 5 minuti e lo andavo a risciacquare. Ha un odore molto buono, tipo, non lo so, tipo cocco. È dolce come fragranza. E faceva dei capelli, fa dei capelli morbidissimi questo olio. Ne basta pochissimo perché comunque dovete, insomma, bello districare bene, perché sennò poi vi si vanno anche a ingrassare i capelli. Lo faccio utilizzare anche a mia sorella perché davvero nutre a fondo il capello. Vedete proprio il capello più curato, più nutrito, lucido, davvero buono come prodotto, ed è l'Airmed N3 Nutrizione Siero mineralizzante. Non è perché collaboro con questa azienda, ma devo dire che i prodotti per capelli che fa sono davvero buoni. L'unico prodotto che non mi ci sono trovata bene è lo shampoo per capelli grassi e la lozione abbinata, perché ovviamente non avendo i capelli grassi, lo shampoo non era adatto a me, quindi diciamo, non mi trovai molto bene, però per il resto, se insomma prendo un prodotto specifico per i miei capelli, in questo caso è per tutti, perché è un siero nutriente che lo consiglio per chi soffre di capelli secchi come me. Adesso che ho questo trattamento sono ancora più secchi, è perfetto. C'è tanto prodotto, questo qua è 150 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. È una marca che si utilizza insomma, per uso professionale, una marca professionale, però io ve la straconsiglio davvero se siete fissata con i capelli come me, cioè mi piace comunque avere i capelli curati. Il prezzo non ve lo so dire, però vi posso lasciare il sito dell'Airmed giù nell'info box e lì praticamente ci sono scritti tutti i punti vendita dell'Airmed o anche lo shop online, se non erro, dell'Airmed. Questa, diciamo, è la confezione, come si presenta il prodotto. Si tende a solidificare con la temperatura. Infatti, quando me l'hanno consegnato, che faceva quel freddo assurdo, praticamente era bianco, cioè si era solidificato e si era fatto bianco. Quindi non è che è andato a male, ci tengo a specificarlo, perché poi si scioglie. L'ho letto insomma, nei modi d'uso del prodotto, e comunque straconsigliato anche questo prodotto qui per capelli. Un prodotto molto economico, vi ripeto, e questo qui lo pagai pochissimo, lo pagai tipo 3-4 euro e sono dei semi di lino semplicissimi per capelli che comunque ho utilizzato abbastanza, però non sono adatti per quando avete i capelli asciutti, cioè se volete insomma rivitalizzare i capelli non è il caso perché vi fa i capelli oleosi che fanno schifo. Ok, poi un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo, prima ho sempre dei prodotti che mi ha regalato il mio fidanzato, sono questi tre prodotti. Allora, inizio con sempre questa cremina che si mette prima di asciugare i capelli ed è un siero dell'Airmed, un protettivo anticrespo e anti-smog, se non erro. Mi piace perché comunque quando noto che quando utilizzo questo prodotto i capelli non cioè anche se c'è umido, se piove, non si increspano, non si rovinano. Insomma, se ho la piastra mi rimane bene la piastra, non mi si arruffano i capelli, e infatti vedete l'ho utilizzato tantissimo. Insomma, ne prendo una bella manciata per, insomma, comunque c'ho i capelli abbastanza lunghi, la vado ad applicare prima di asciugare i capelli, li vado bene ad massaggiare e mi ci trovo bene. Ha un odore molto molto buono, molto molto buono. Ha questo tipo dosatore e fatto così,
E devo dire, è un ottimo prodotto anche questo. Mi ci sono trovata abbastanza bene. Poi, un altro prodotto che utilizzavo per non far rovinare la piastra e che devo dire funziona è questo prodotto nuovo della Sunsilk. Cioè, io almeno non l'avevo mai visto. Poi, non so se è vecchio o nuovo. E costa 3,90 euro. Ed è il Sunsilk Co-Creation Morbidi e Luminosi, olio spray nutriente per capelli secchi. E questo qui praticamente me l'aveva consigliato una mia amica perché lei ha utilizzato sia lo shampoo che il balsamo che questo coso e dice insomma che quando che ne so vedeva che la piastra magari il giorno dopo si era fatto uno schifo, utilizzava questo che va agitato perché è un bifasico, va agitato e va spruzzato, insomma. Poi, insomma, andate a fare questo movimento e vedete, insomma, che i capelli vi si vanno proprio ad appiattire, cioè è fantastico, ha un odore buonissimo, come tutti i prodotti Sunsilk. La Sunsilk mi piace perché fa dei prodotti, sia lo shampoo che il balsamo, che quest'altra roba, che caspita è... Liscio perfetto, una crema districante, sia che queste cose hanno un odore fantastico e vi dura tantissimo. E insomma l'ho utilizzato per il fatto della piastra e funziona davvero. L'ho utilizzato anche prima di asciugarmi i capelli, più o meno sotto, insomma, come ho utilizzato questo qui, perché sta scritto che si può utilizzare. All'interno praticamente ci sono due oli naturali, un mix unico di due oli naturali, olio d'argan del Marocco e olio di mandorle. È una formula bifasica. Lo strato di crema nutre i capelli dall'interno e lo strato di olio ultraleggero rende i capelli morbidi e luminosi. E ve lo posso assicurare, non li appesantisce, non ve li ingrassa i capelli anche da asciutto. Io l'ho applicato ed è ottimo, anzi vi rende luminosi i capelli ed è qualcosa di fantastico ed è un'alternativa economica al prodotto che poi vi farò vedere dopo. Ed è ottimo per capelli 3 volte più morbidi e incredibilmente luminosi. Io ve lo straconsiglio. Ne ho utilizzato abbastanza perché quello ne basta poco una volta vaporizzato, perché comunque ne esce abbastanza. Poi mi piace perché tiene questo comodo applicatore, mi piace tanto. E niente, ve lo straconsiglio. È un prodotto davvero molto molto valido e soprattutto non costa molto per 150 ml di prodotto. Poi, un altro prodotto della Sunsilk che mi piace, ma questo diciamo io lo utilizzo insomma, quando tengo i capelli sporchi che fanno talmente tanto schifo, per mascherare un pochettino e magari dare un minimo di odore ai capelli che magari ti puzzano di fumo, via discorrendo, insomma, non è modo di lavarli i capelli, non sai come caspita devi fare, devi uscire, non puoi avere i capelli che ti puzzano. Detto proprio sinceramente, io mi ci applico questa crema Liscio Perfetto, tanto non ingrassa i capelli, basta applicarla con questo tosatore qui, giusto una noce, poi l'andate insomma a messa a ma, ma a, insomma a messa Insomma, andate ad applicare, insomma, andate a distribuire Ashafa con le mani e insomma, partite da sopra, andate insomma, a mettere un pochettino per creare insomma, un po' di piega ai capelli che magari stando un pochettino sporchi si sono fatti uno schifo e a dare un minimo di odore, anche perché questa odora tantissimo. Buonissima, ed è quella là della Yuko Yamashita, la roba del genere, Liscio Perfetto di Yuko Yamashita. Cioè, questa qua praticamente in teoria dovrebbe essere applicata dopo che si è fatto lo shampoo. Yuko ne conosce il segreto, la crema senza risciacquo rende i capelli, ah no, senza risciacquo, rende i capelli incredibilmente lisci, modellabili, assolutamente morbidi alla radice, alle punte, ve lo posso confermare, io più principalmente la utilizzo per questo problema qua, anche perché di prodotti che mi servono per lisciare i capelli ne ho a morire. E poi arriviamo ai prodotti che mi ha regalato il mio fidanzato, che io quando li utilizzo io sono cioè io impazzisco perché sono fantastici, fantastici, e sono questi prodotti qui della Ecos. Aspettate. Ecos Line ed è una marca per parrucchieri. Il mio ragazzo l'ha preso da Professional Cosmetics a Mercatello. Non so quanto ha speso, ma penso abbastanza. E questa qui in particolare è la linea all'olio di argan. I miei capelli, insomma,
Vedete? Ho utilizzato tutti e tre i prodotti in questo caso. Guardate come lucido, guardate i miei capelli come sono lucidi e morbidi. Vedete? Cioè, io sono estasiata da questi prodotti. E praticamente c'è lo shampoo che ho già utilizzato abbastanza, non so se si nota, ma sta qui, tipo, già arrivato qui. Poi ho utilizzato moltissimo la maschera, perché già con lo shampoo, quando insomma andate a lavare i capelli, ve li ammorbidisce tantissimo. Cioè, non lo so che cosa, è fatto principalmente, sono prodotti principalmente con olio d'argan, però guardate, ha qualcosa di fantastico, provare per credere. E un altro prodotto buonissimo è questa maschera, che io ho lasciato la salva freschezza, insomma, la cosa per salvare, e ho utilizzato tantissimo, come potete vedere. Ah, è un odore, mamma, spettacolare, raga, spettacolare, meglio del Moroccan Oil, perché il Moroccan Oil tutto sto odore d'argan non è che lo teneva, cioè era buono, devo dire la verità, è un ottimo olio, però come odore io preferisco di gran lunga questo, e secondo me comunque costa di meno del Moroccan Oil che vi fanno pagare una sassata. E un'altra marca che mi piacerebbe molto provare è una marca che ho visto al Cosmo, prof, che adesso non mi ricordo il nome, non la tengo presente, sto facendo mente locale ma non ci riesco, che pure fa un olio per capelli che mi è rimasto qua e ha un odore spaziale davvero. Sono andata il giorno dopo, il lunedì se non sbaglio, perché lo volevo comprare ma l'avevano già finito, e mi sono pentita di non aver comprato il full size, che costava tipo intorno ai 10-15 euro, perché ragazzi ha un olio, è un odore fantastico, cioè spaziale proprio. Poi come ultimo prodotto che io adoro, perché lo applico sia a capelli bagnati per districare i capelli, per renderli morbidi e pettinabili, sia dopo, se volete ve lo applico anche adesso, vi faccio vedere che non rende i capelli grassi, è l'olio fluido di argano. Tra l'altro l'ho utilizzato sempre da quando ce l'ho e vedete, si consuma molto molto poco. E questa è una cosa buona e giusta, perché poi io sicuramente andrò a ricomprarli pian piano perché sono buonissimi. Adesso vi faccio vedere come lo applico. Vedete? C'è il dosatore. Questa è la dose, insomma, la vado a mettere in questo modo e vado a fare così nei capelli. Cioè, vedete che bel effetto. Spera. Molto molto luminoso, vedete qua? No, è fantastico. Bello, bello, bello. E poi vi lascio un odore, raga, fantastico. Bellissimo, bello, bello, bello. E niente, dopo essermi tipo estasiata. Oddio, dopo essermi estasiata per questo prodotto, vi ho svelato un pochettino la mia routine che insomma ho fatto da diverso tempo, facevo da diverso tempo, anche perché a me piace sperimentare nuovi prodotti per capelli, creme, cremine, balsami, maschere, cristalli liquidi, insomma olio d'argan in particolare perché adoro. Oddio santo. E niente ragazzi, io vi mando un bacio grande, spero di avervi fatto conoscere qualche prodotto nuovo. E comunque vi volevo dire, in sostituzione di questo qua, del siero dell'olio d'argan, perché secondo me costa una sassata, però è fantastico, cioè qualcosa di spettacolare. Questo è altrettanto, non fa i capelli, diciamo, sporchi, non ve li ingrassa, insomma, non vi sembrano sporchi.
e costa tipo 3,90 euro, quindi al limite provate a chiedere nelle vostre forniture dei parrucchieri se trattano questa marca qui. Non so se questo negozio ha un sito internet al limite, insomma cerco e me lo metto giù nell'info box e vi faccio, magari vende insomma online questa linea qui, che davvero ragazzi è fantastica, io sono estasiata, infatti ogni giorno faccio due palle appese al mio fidanzato perché sono contenta del regalo, perché davvero ottimo come linea. E niente, io vi mando ancora un bacione, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ragazze!